ancora benvenuti a tutti. Ricominciamo questo incontro, la nostra stagione culturale. Siamo molto felici questa sera di avere un ospite che non è soltanto un ospite illustre, ma è anche un caro amico. Stanislav Grigel è arrivato oggi da Roma insieme a Mila. Entrambi ci conoscono da molto tempo, ma soprattutto siamo noi fortunati con la nostra realtà a conoscere loro. È professore emerito di antropologia filosofica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, che è incardinato all'interno della Pontificia Università Lateranense. Stanislav è stato direttore della cattedra Karol Wojtyła, lo è ancora, dal 2004. E la cosa che più ci emoziona è il fatto che è stato uno studente che ha avuto come professore illustre di dottorato Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, quando ancora insegnava a Lublino, e da suo amico poi è diventato anche consigliere. Questa sera ci parlerà dell'Europa, e il titolo è un po' provocatorio. E avete avuto modo anche di vedere nel nostro programma che questo inizio è un inizio che vuole anche un po' avviarci in una stagione, questa che abbiamo pensato degli incontri, che parli di attualità. Quindi prima un tema legato all'Europa e poi faremo un tema legato alla bioetica. Lascio la parola a lui e vi auguro buon ascolto, ci sarà spazio alla fine per le domande. Grazie. Mi inchino davanti a voi tutti stasera con una grande commozione, perché, citando il vostro poeta, per varios casus, per ton discriminarum, alla fine sono arrivato a Bassano, dopo 4-5 anni, l'ultima volta. Quando ero più giovane, questi incontri erano forse più frequenti, più vivi, però stasera sento che sono più cordiali, forse più maturi. E allora esprimo la mia gratitudine, anche la gratitudine da parte della mia moglie, a voi tutti, per la vostra fedeltà, per il vostro affidamento di voi stessi, non tanto a me, ma alla verità. E vi ringrazio per il fatto che la cercate, la seguite, questa verità, e siete pronti perfino dare tutto, tutto per essa. Questa era l'idea di Don Didimo e dobbiamo essere grati per questo dono ricevuto da lui, noi tutti. Come era anche, lo so personalmente, mi ha detto San Giovanni Paolo II, che era proprio affascinato da Don Didimo e anche Benedetto XVI, e lo sapete tutti. Oggi non leggerò ciò che ho scritto, ma piuttosto vorrei dialogare con voi, così come qualche minuto fa con i giovani che hanno registrato il nostro dialogo, perché mi pare che con gli amici, durante una serata, sera, così come oggi, questo incontro cordiale, è meglio forse sul serio chiacchierare che leggere seccamente qualche testo. Chiacchiereremo evidentemente dell'Europa, però dobbiamo cominciare da un'altra realtà, dall'uomo.
La domanda sull'Europa è la domanda: qual è la verità della verità, dell'Europa? Qual è il contenuto che fa sì che l'Europa è l'Europa e non Cina o Giappone? Qual è questo contenuto? La stessa domanda poniamo ogni giorno, dobbiamo almeno porre ogni giorno. Qual è il contenuto dell'uomo? Chi sono io? Chi sono io? Perché se non so chi sono io, non so in che direzione andare, come comportarmi, cosa fare. E qui non basta la sociologia, come vi dicono oggi molti teologi e anche i pastori, arcipastori. Non basta solo sociologia e psicologia. Ricordate, un giorno Cristo pone una domanda che suona sociologicamente ai suoi discepoli. Cosa la gente dice chi io sia? E gli apostoli risposero: sai, alcuni dicono che tu sei un altro Giovanni Battista, forse Elia, Geremia o qualche altro profeta, eccetera. È un sondaggio. 40% Elia, 30% Geremia, 20% San Giovanni Battista, eccetera. Cristo rompe questo discorso. Egli non si interessa nella sociologia. E dite, in un altro, e voi? Chi dite che io sia? E a questo punto Pietro risponde: tu sei Messia, figlio del Dio vivente. Cristo risponde, dice una cosa che ci illumina. E se dice così: beato sei Pietro, perché questa verità non ti è stata rivelata né dalla carne né dal sangue, cioè dai ragionamenti, da ciò che è umano. Non è sociologia che ti ha detto questo, ma ti ha detto, rivelato questo il Padre Celeste. La verità, quindi, è rivelata, è un dono di Dio. Non è prodotto dei nostri ragionamenti, dei nostri calcoli. Se rinunciamo alla realtà che è donata a noi, rinunciamo, non vediamo le differenze, uomo, donna, fa lo stesso. Solo poi dobbiamo autocrearci. Io voglio essere donna, ma domani forse vorrò essere uomo, poi forse un elefante, forse maiale, ma un maiale è molto facile essere, allora forse è così. Allora produco me stesso secondo la mia ragione, secondo ciò che io trovo nella mia ragione. Secondo Cartesio, noi nella ragione troviamo solo i numeri. A questo punto, se noi ci appoggiamo solo sulla ragione, ci appoggiamo solo sulla matematica e il linguaggio matematico. Questo, la ragione così, è stata messa sull'altare al posto di Dio dall'illuminismo. Poi abbiamo i bambini dell'illuminismo, marxismo, nazismo e tutto ciò che proviene dal marxismo, per esempio la teologia della liberazione, questo è marxismo, tutto secondo la ragione. La verità non è più rivelata, quindi
abbiamo come conseguenza tante verità quante teste. Ciascuno ha la propria verità e vive secondo questo. Si chiama liberalismo. Adesso evidentemente c'è un conflitto perché ciascuno vuole far prevalere la propria verità. Quindi la lotta, marxismo, lotta di classe, dialettica, servo padrone. Su questa dialettica, su questo conflitto, è stata appoggiata la teologia della liberazione, creata in Europa, in Germania soprattutto, anche in Belgio. Sono testimone, negli anni 60, studiato a Louvain, ho visto ciò che succedeva lì. Poi è stata divulgata in America sud e centrale, e oggi, come si dice, di ricosetto. Ritorna in Europa e abbiamo ciò che abbiamo. L'Europa è diventata oggi un oggetto dei calcoli, è un oggetto dell'economia e della politica economizzata. Cioè sono i banchi, gli uomini che sanno calcolare, è diventato oggetto dei loro calcoli. E allora stiamo male e per questo poniamo la domanda. Allora l'Europa può rinascere? Possiamo ritrovare l'Europa perduta? E se parliamo del rinascere, cosa significa rinascere per l'Europa? Vedete, se l'Europa è un prodotto, puro prodotto dei nostri calcoli, come per esempio questo bicchiere, allora come può rinascere questo bicchiere? Se io faccio qui una breccia, qui qualcosa, sì? No, posso riparare un po' con colla, con qualche cosa, no? Però non è la stessa, lo stesso bicchiere. Non posso dire che è rinato. Questo bicchiere è rifatto come prodotto. Poi se è rotto, lo getto nel cestino. È prodotto, ogni prodotto è per essere usato e gettato fuori. L'Europa è così. Allora quando parliamo della rinascita già c'è questa paura che forse troppo trattiamo l'Europa troppo come un prodotto e rischiamo di buttarla via. E avremo tra poco, per esempio, non lo so, possiamo qui avere un'Europa di tribù, immigrazione favorisce questo, ma non sarà più Europa, un'altra cosa, può essere Giappone, Cina, può funzionare tecnicamente perfettamente fino ad un certo punto, fino ad un certo momento, ma poi crollerà e poi saremo stufi, ma questo cos'è? È banalità noiosa, non è Europa. Allora che cosa è questa Europa? Come farla rinascere? Ancora posso dire, noi parliamo del rinascere degli alberi, dei fiori. L'inverno il fiore muore, poi rinasce, ma rinasce un altro fiore, non quello che io ho amato, innaffiorato l'anno scorso. Non è questa unica sola rosa, poi vi dirò ancora una cosa su questa rosa. Non è questa rosa unica, è un altro fiore. Allora non è una rinascita, non è rinata la fiore, il fiore non è rinato, è un'altra cosa. Distrutto e si è moltiplicato.
così biologicamente pensando anche l'uomo muore. E poi rinasce chi? Se non il figlio, un altro uomo, non lui. Allora che rinascita è? Ma di nuovo ci tormenta questa domanda. Può rinascere l'Europa? Ma io ho detto, la domanda chi è l'Europa, che cosa è l'Europa è legato con la domanda chi è l'uomo. Allora possiamo chiedere, ma come rinasce l'uomo? Questa domanda, ricordate, tormentava Nicodemo. Nicodemo che era dotto di Israele, molto saggio. È venuto di notte a Gesù Cristo perché aveva paura degli altri, farisei, di essere criticato, accusato, ridicolizzato, cioè, con tutti i parli, con Gesù Cristo. E diciamo sinceramente non aveva abbastanza di coraggio per poter venire di giorno, allora è venuto di notte e chiede di questo: maestro, noi sappiamo che tu sei da Dio, perché ciò che tu fai è impossibile fare per l'uomo, eccetera. E poi dice, ma tu dici, Cristo dice della rinascita, devi rinascere, ma come posso rinascere? Non posso entrare seconda volta nel grembo materno. E Cristo qui ironizza un po'. E direi che assomiglia a Socrate, famosa ironia di Socrate. Tu, dotto di Israele, e non sai queste cose? Come rinasce l'uomo? Rinasce, gli spiega, nella verità e nello spirito e nella verità. E poi dice, spiegando questo, Cristo così ha amato il mondo, l'uomo, che ha mandato il suo figlio, perché questo figlio incontrasse l'uomo e morisse. L'amore. Vedete, penso che noi viviamo spesso la rinascita così, in questo senso profondo. Per poter rinascere, cioè uscire dallo status quo, dalla situazione in cui mi opprime la noia e la banalità, io devo incontrare un'altra persona. Dio ha così amato l'uomo del mondo che ha mandato il proprio figlio per l'incontro con l'uomo, per incontrare l'uomo. Allora, anche noi rinasciamo nell'incontro con l'altro uomo, con l'altra persona. Tanti anni fa, mi pare, qui ai giovani ho detto che quando un ragazzo di 15-16 anni comincia a lavarsi, la madre dice, oh, hai incontrato una ragazza che ha cambiato la vita. Comincia a lavarsi. Cos'è? È rinascita. Questo figlio rinasce, cambia se stesso, muore, in qualche senso, e rinasce. Allora non possiamo, non è così che noi ripariamo questo uomo, il ragazzo non si ripara, no, cambia la vita, in altri termini, si converte verso l'altra persona, all'altra persona. La conversione all'altra persona è ciò che chiamiamo la rinascita. Rinascere significa cominciare ad andare, camminare verso un'altra persona, che in quel momento per noi è come una terra promessa. Allora io sono pieno di speranza, pieno di gioia, vivo, comincio a vivere.
tutto è bello, come è bello è vivere. La morte quindi, in questo senso, sarebbe dividersi da, diciamo, questa ragazza, da questa rosa, alla quale uno si è affidato, ed è cambiato, divorziare, separarsi, dividersi. Ogni divisione è diabolica, diavale, dividere, in greco, diavolo, metà, che si presenta come tutto. Io, divorziato, mi presento come tutto, io sono intero uomo. No, non sei intero, sei metà. E dov'è l'altra metà? L'hai persa. L'hai persa. Non la stai cercando. Questo. E adesso per Nicodemo, vedete, quell'altra metà è Dio, mandato da, è Cristo, mandato da Dio. Questo finisce con la morte. Perché cos'è la morte? Quando io dico alla donna, io sono te e tu sei me, io muoio per lei e lei muore per me. Però ciascuno di noi risorge nell'altro. La mia risurrezione è nell'amore e la risurrezione dell'amore è in me. Allora la rinascita significa la morte e una nuova vita, risurrezione, ciò che è successo sulla croce. Allora qui vedete il problema della verità. L'Europa sorge dalla domanda dalla ricerca della verità. Prima ci sono tre sorgenti dell'Europa, tutte legate con il mistero, con il dono della verità. Prima era sorgente greca, Areopago. I greci ci hanno insegnato a chiedere cosa è la verità, dove è la verità e come cercare. E loro non hanno trovato la risposta a questa domanda, però hanno vissuto secondo la logica della domanda sulla verità. Evidentemente non tutti, però non tutti i greci sono fonte dell'Europa, solo quelli che hanno vissuto per la verità sono fonte dell'Europa, come anche della santità della Chiesa. Non sono tutti cristiani, no? Solo i santi sono, non canonizzati, ma i santi sono loci teologici, non della Chiesa, della Chiesa. E vedete, uno che voleva conoscere la verità sull'uomo, primo europeo, era Socrate. Lui voleva sapere chi è l'uomo. Però non era capace, non era idoneo a dare la risposta a questa domanda. Ed ha fatto bene, era così grande, come così saggio, che non ha dato alcuna risposta a questa domanda. Perché ogni risposta che lui avrebbe dato a questa domanda sarebbe una
ideologia, allora una oppressione degli uomini. Socrate invece era libero, allora ha vissuto questa domanda e aspettava la risposta. Sono i greci, Socrate, che ci ha insegnato questo fatto che la verità è da domandare, da cercare e da aspettare allo stesso tempo. Chi perde la pazienza, cioè speranza, e dà la risposta, crea una ideologia. Nazismo, comunismo, liberalismo, eccetera, eccetera, eccetera. E sempre dice, qui vedete la salvezza. Qualche giorno fa, ma forse io sbaglio, ma ho letto che una chiesa in Svezia già ha annunciato che il successore di Cristo di oggi è Greta Thunberg. Non so quale chiesa, senza dubbio pensare, non so ancora nelle nostre, nel nostro raduno ancora mi pare non è entrato tale ideologia, tale possibilità. Allora, vedete, questo. E poi si vive, si basa su una ideologia così tutta la vita della società e di ogni uomo, e di ogni uomo, di ogni uomo. Ma porre la domanda sulla verità è pericolosissimo. Oggi, vedete, nessuno pone la domanda nella società che cosa è la verità. Cerchiamo la verità, aspettiamo la verità. Sarà ridicolizzato, beffato. E alla fine anche, come disse Platone, verrà ucciso. E Socrate è stato ucciso, condannato alla morte proprio per questa domanda sulla verità. Chi è l'uomo? Chi è l'uomo? Che quando lui ha detto l'uomo non può avere tanti dei come voi dite, allora sei ateo, scandalizzi la gente. Ma io non sono ateo, io credo in un Dio, perché l'uomo non può andare in diverse direzioni, solo in una direzione. L'hanno ucciso e lui ha detto giusto, poteva scappare. Platone, che era ricco, già ha corrotto le guardie e di notte, ultima notte, Socrate poteva scappare, ma Socrate ha rifiutato, no, per questa domanda sulla verità io devo morire. E se vado in un altro paese farò lo stesso, allora sempre la morte mi aspetta. Sai, è molto difficile capire perché lui non ha scappato. Vi dico che io tanti anni prima mi tormentavo, perché lui non è scappato? Poteva. Adesso ho capito, cioè non adesso, in questi anni ho capito perché. Per la morte, e alla morte tu devi dare tutto, tutto. Se veramente cerchi la verità, devi essere pronto a dare te stesso. Cristo è il Padre. Ha così amato l'uomo che ha mandato il suo figlio e l'ha condannato alla morte. Per questa verità che è l'uomo, per dire agli uomini chi siete, mio figlio morirà. È incredibile, che amore, che amore. Incredibile. Io ho detto che la domanda della verità, sulla verità poi si aspetta. Questa è la prima fonte, prima sorgente, Areopago, Atene, Socrate, primo europeo. E Platone, perché non si sa bene chi è Platone e chi è Socrate. Conosciamo solo Socrate
grazie a Platone e un pochino grazie a Xenofonte. Questa domanda zampilla dal nostro cuore. Il nostro cuore vuole conoscere chi siamo, chi sono io. E non solo pone la domanda, il cuore non solo pone la domanda, il cuore, la mano anche profetizza la verità. E questa profezia del cuore umano è successa a Gerusalemme, in Giudea. I profeti, tutti, tutto ciò che dicono indica una persona che bisogna incontrare per poter conoscere se stesso, per poter conoscere se stesso. Incontrare questa persona. Quindi i profeti dicono deve venire questa persona. Perché se non viene, non potremmo sapere chi siamo. Sapete, in un coro, in un dramma di Sofocle, chiedo scusa, sono vecchio, non ricordo bene dove questo, ma di Sofocle senza dubbio, il coro canta così, rivolgendosi al cielo: rivelati, perché non si può vivere più così senza di te, perché siamo nel buio. Cantiamo, domandiamo la verità, non la vediamo. Questa è la profezia. Questo chiedere, vieni, scendi come Rugiada. No, scendi come Rugiada. Giusto, giusto. E la Torah anche chiama questo giusto che deve far vedere la verità dell'uomo. 10 giusti. E allora la profezia giudea non è più la domanda, ma è un grido: aspettiamo, scenda, scenda. E Dio ha così amato l'uomo che ha mandato: scende. Allora questa sorgente profetica è legata organicamente con Golgotha e con la tomba vuota, cioè con l'incarnazione e con tutte le conseguenze della verità dell'uomo. E senza parlare molto, vi ricorderò solo ciò che ha detto Schuman, uno di questi tre padri dell'Unione Europea, che pensava un'altra Unione, non così come oggi. Ha detto: se l'Europa non sarà cristiana, non sarà più cristiana, non sarà più Europa. Schuman. Non sarà più Europa. Proprio perché? Perché è nata, Europa zampilla da queste due sorgenti, una ateniese e l'altra giudea, ma legata col Golgotha e la tomba vuota. Cristo. E poi c'è terza sorgente, di un altro modo già decide della verità dell'uomo, è Roma. Roma accetta la domanda ateniese. Sappiamo che la Roma ha conquistato militarmente Atene, però Atene hanno conquistato culturalmente Roma. Roma ha accettato la domanda sulla verità, però in qualche modo, anche sappiamo bene così, come accettato ciò, questa acqua viva che zampilla dalla sorgente giudaico
come dire, Golgotica, bene, Correggio, Giudaico, Golgotica, da cristiano, dalla tomba vuota, e ha cercato di applicare all'ordine sociale, come dire, mettere in ordine, già l'idea di mettere in ordine, alla luce di queste cose, della verità, la vita sociale è una grande cosa. E io vedo, guardate, l'Europa come emanazione, come un fiume che ha tre sorgenti. Evidentemente poi ci sono alcuni piccoli ruscelli che entrano e un pochino fanno caos, illuminismo, rivoluzioni illuministica, bolscevica, nazista, eccetera. Però sempre, se vogliamo vedere, intravedere qual è l'identità dell'Europa, dobbiamo ritornare alle sorgenti. San Tommaso d'Aquino disse una volta una geniale frase piccola: rinascere significa ritornare ai principi. Perché se non ritorni ai principi, dove si definisce la tua essenza, la tua verità, diventi un'altra cosa. Bolscevismo non è più Europa, nazismo non è più Europa, liberalismo non è più Europa, non è Europa, anche se accade in Europa, ma bolscevismo poteva accadere anche in Asia, in Africa, in America. Il nazismo lo stesso, però non ha fatto che, per esempio, la Cina è diventata europea. No, perché è un'altra cosa. Questo possiamo dire che c'è queste tre sorgenti, le acque di queste tre sorgenti, possono essere contaminate. Qui ci vorrebbe una ecologia. Ecologia, sì. Purificare, eliminare questa contaminazione dell'Europa. Vedete come fare l'Europa, come far rinascere? In una rivista americana, The American Interest, è una bimestrale, dei politologi americani, è uscito 3 anni fa un articolo molto interessante, il modo di costruire gli stati, e l'autore di questo saggio dice solo due. L'uno è quello del principe di Machiavelli. Allora, ragione, menzogna, forza. Però non crea i legami che costituiscono la società. Quindi cosa ci vuole? Ci vuole un manganello poliziesco per mettere e tenere in una unità artificiale della società. Ci vuole una forza poliziesca. Cioè, qual è il principio dell'amministrare una tale società? La paura. E se oggi vedete qualche istituzione, qualche organizzazione, eccetera, dove domina la paura, state attenti, siamo qui, abbiamo a che fare con la realizzazione dell'idea del principe di Machiavelli. Quando uno trema davanti agli altri, manca la fiducia, cioè sfiducia totale,
si comincia tutta. Io ho vissuto, mia moglie, abbiamo vissuto il comunismo, è proprio questo. La paura era il principio del governare. La paura. E oggi guardate quanta la gente fa paura. Ebbene, è l'altro modo di costruire, di fondare la società, è il libro, bellissimo libro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe. Incredibile. Piccolo principe, guardate, comincia a fondare la società amando una rosa su un satellite lontano, ha innaffiato, ha difeso contro i venti questa rosa, una sola, questa rosa amata. E c'è un legame. In questo legame, in questo affidamento, in questa fede, nasce la società. La rosa amata e il piccolo principe. Non c'è nessuna menzogna, nessuna. E anche, fino a tal punto questa rosa è una sola per lui, che poi quando vede milioni di altre rose, dice, mamma mia, è deluso, mamma, ma sono come la mia. Dopo un po', no, no, la mia è totalmente diversa, perché era innaffiata da me, difesa da me contro i venti, paraventi ho messo davanti, eccetera, eccetera, eccetera. E allora qual è il senso della mia vita adesso su questa planeta? Perché si è trovato qui. E ogni tanto quando guarda il cielo, dice, su una di queste stelle c'è la mia rosa. E questo dà il senso e il valore alla sua vita. E mi permette di trattare gli altri a immagine del suo trattamento di questa rosa. Come tratta questa rosa? Tratta gli altri. E questo è un secondo modo di fondare la società e lo Stato. All'inizio ho deciso di non dire l'autore di questo saggio, ma adesso dico, perché siamo tra gli amici, allora posso anche io avere qualche piccolo godimento, piccolo genere. È il mio figlio. È stato lodato molto da questo saggio dai altri professori politologi per questo. E mi pare è incredibilmente bella idea. Anzi, la mia moglie mi già interrompe, dice che parlo troppo, no? Allora, guardate, forse se vedo qualcosa ancora, una. Ah, ancora meglio questo, vedete? Ho detto la verità, perché io possa conoscere la verità della mia persona, di chi sono, io devo incontrare un'altra persona. E ai giovani, prima della conferenza, ho detto, Robinson Crusoe non avrebbe saputo mai chi lui era, se non avesse incontrato Venerdì. Solo a quel momento, quando ha incontrato questo piccolo Venerdì, ha vissuto cosa ha vissuto? Una chiamata rivolta a lui, come si deve comportare, un obbligo morale. E questi obblighi morali gli hanno rivelato la verità della sua persona. E qui vedete, per questo Giovanni Paolo II, Carlo XXI, ha detto, la filosofia, la sua filosofia, inizia nell'esperienza morale della persona umana, cioè nell'incontro. Nell'incontro. Se manca l'incontro, manca l'etica, perché nessuno chiama l'altro, tutto è lecito.
se non c'è l'incontro con Dio, uccidere l'altro, come dice Sartre, è bere un bicchiere d'acqua, fa lo stesso, non c'è alcuna differenza tra questi due atti. Dipende tutto se tu vuoi o qualcuno ti ha costretto a bere. Se ti ha costretto a bere e tu bevi, sei alienato, non sei libero. Allora devi difenderti contro. Devi difenderti contro. E io ho detto, ricordate, c'è un epigramma antico che dice così. Tutto ciò che abbiamo detto. Quid sit veritas? Che cosa è la verità? E la risposta è questa: veritas est vir in adest. Verità è la persona che è presente, adest, che è presente. La presente persona per me è una epifania della verità e mi dice chi sono io. Non basta andare nel bagno e guardare nello specchio. Oh, io sono te, ah, non capisco niente, perché vedo lo stesso, vedo me. Qui omosessualità non basta, deve essere un'altra persona differente. Cioè, l'uomo conosce la verità propria guardando se stesso alla luce della donna, e la donna conosce se stessa guardando se stessa alla luce del passo. Ciò che non significa andare subito in letto, perché così guardare se stesso è obbligato anche il cenere, soprattutto per non impazzire, per non perdere, per non scombussolarsi nella testa. Deve vedere se stesso alla luce dell'altra persona sessualmente differente. Se no, prima o poi finirà nel manicomio, perché non saprà chi è, chi è di sì. E vedete, due persone così si incontrano, si affidano, si identificano l'uno con l'altro, Cioè, ciascuna persona diventa un dovere per l'altro, obbligo morale, dovere. In latino dovere significa munus. Quindi quando io vivo con mia moglie, io dico quella di sì. Io vivo in latino cum monere, con un compito, con un dovere, cum munere, e da questo cum munere deriva la parola comunio, comunio personale, e vivere cum munere, con l'obbligo che è l'altra persona per me, non obbligo, dovere, anche obbligo di fare, conseguenza. E questo, e bisogna ricordarsi questo. E come si fa questo? Come si realizza? Di nuovo il piccolo principe lo fa vedere. Ricordate il principe che ha già addomesticato la rosa, innaffiandola, nutrendola, difendendola, eccetera, eccetera. Poi quando si trova qui, su questa terra, arriva da lui una volpe. E cosa dice la volpe? Principe, addomestica me. Cioè, vuole essere come questa rosa, addomestica. Come così ho detto che a immagine e somiglianza con questa, di questa relazione con la rosa, qui con gli altri facciamo lo stesso. La volpe dice addomestica. Voglio essere anche io una piccola rosa per te.
che ciascuno è una rosa per gli altri. E questa significa essere solidarietà. Portare i pezzi degli altri, addomesticare gli altri, innaffiare gli altri, difenderli, portare i pesi. Questa è la solidarietà. Allora immaginiamo adesso se l'Europa è così. Anzi, possiamo anche dire, chiedere, la Chiesa oggi è così? È così. Di nuovo torno e finisco. All'Atene, Atene. Atene, gli ateniesi hanno detto che la giustizia è figlia della verità, è la verità. E hanno detto molto bene. Perché? Perché cosa è la giustizia? Giustizia significa rendere ciò che è dovuto alla verità dell'altro. Per esempio, io sono giusto quando tratto il mio figlio in un modo dovuto, cioè come mio figlio. Quando sono giusto quando tratto un pane come pane e non come un pezzo di pietra per rompere la testa dell'altro. Giustizia legata con la verità. E da questa giustizia nasce la pace. Quindi quando oggi sentiamo molte chiacchiere sulla pace, sulla giustizia, è tutto vuoto perché non è basato sulla verità. Sulla verità. E ripeto, la verità è sempre da chiedere, cercare e aspettare. E alla fine vi leggo brevissimo testo, poesia, di Cyprian Camille Norwid, sapete, io amatissimo poeta polacco e amatissimo anche da Giovanni Paolo II. Sull'ideale. Posso dirvi così che noi, i professori dell'istituto, siamo stati criticati dal fatto che abbiamo elevato il matrimonio ha così grande ideale che i giovani non vogliono più sposarsi, e che è nostra colpa. Che è nostra colpa. Allora vi leggo adesso. Cyprian Norwid è morto nel 1883 a Parigi in una povertà assoluta, come doveva morire un uomo giusto. Povertà assoluta, abbandonato e messo in una fossa comune. L'ideale non discenderà al popolo che non vuole o non può tendere le mani adesso. Pregare, tendere le mani. Te lo dirò in verità. I destini delle nazioni e le vicende dell'umanità e il mondo e il cielo e il sole e i cori delle stelle e il nucleo del minerale e lo spirito, tutto riceve la vita dall'ideale. Allora, convertirsi all'ideale significa rinascere. Qual è l'ideale dell'Europa, dell'uomo? Allora, rinascita. Grazie.
prego, non difficile. Avevo due domande da fare, due domande. La prima, oggi è il 7 ottobre e quando è morato la battaglia di Lepanto, mi sembra il 571, c'era Pio V che l'ha praticamente fatta, è stato lui, per combattere i musulmani che allora erano il pericolo maggiore dell'Europa. Le chiedo, oggi secondo lei, qual è il maggiore pericolo dell'Europa? Questa è la prima domanda. La seconda? Forse subito, ripete poi. Allora le dico la seconda. Allora, ecco, l'Europa praticamente è stata sempre la Germania, il perno centrale di tutta l'Europa, la Germania. In campo economico, politico e anche religioso. Secondo lei avverrà questo nel prossimo futuro, è la stessa cosa? Sì. Devo dire che, confesso, la domanda è molto difficile, in questo senso che ogni risposta che io darò mi espone alle critiche e a certi pericoli. Degli italici. Allora dico così, sono profondamente convinto del fatto che il più grande pericolo dell'Europa oggi siamo noi stessi, in quanto devo ripetere. No? Cioè, il più grande pericolo dell'Europa siamo noi stessi, gli europei, in quanto non ci rendiamo conto dei pericoli che ci minacciano e anzi li provochiamo, li costruiamo da soli, tra di noi e in noi. Penso che così vedo anche il problema dell'immigrazione. Noi non sappiamo gestirlo. Chiedo scusa, sono polacco, qualcuno può dire sei sovinista, nazionalista, eccetera. La Polonia ha detto no alle equazioni, voi prendete 100, noi voi 120, eccetera. Ha detto non così. Noi vogliamo aiutare la gente lì dove abitano, a vivere meglio. Perché c'è una ragione molto profonda. Vedete, ricordo dopo il ritorno del 67 dal Belgio, dall'Università di Lugano, ho camminato in un bosco di notte per non essere ascoltato da alcuni altri con il cardinale Bettino. Abbiamo parlato molto della politica, dell'Europa, eccetera, eccetera. In due. E ho parlato proprio di Solzhenitsyn, perché proprio in quei giorni in cui io ero in Belgio, lui è stato espulso. E ricordo quando mi ha chiesto, ma hai visto qualcosa, hai sentito come l'Occidente ha vissuto questa espulsione? E ho raccontato. E lui mi disse una frase, la più grande tragedia è il più grande danno che l'uomo può recare all'altro uomo e spostarlo dalla propria
dalla sua patria e mandarlo in un altro paese. Questo esilio. Perché sono esiliato? Questo è il più grande danno che si può recare all'altra persona. La Polonia accetta, ha accettato, voi forse non sapete, il più grande numero dei rifugiati in Europa si trova in Polonia. Sono più di 2 milioni di ucraini che hanno scappato dalla guerra, sono molti feriti, eccetera, curati in Polonia. E anche quelli poveri che non hanno lavoro in Europa. Però la Polonia riesce a sistematizzarli in Polonia, ad inserirli nella società. Così che oggi voi siete a Cracovia, che ha, mi pare, non so, 900 milioni di abitanti, e ci sono, dicono, 150.000 ucraini. E voi non li vedete. Sono così inseriti nella società. Hanno commercio, fanno qualcosa, lavorano bene, contentissimi, e sono più di 2 milioni. E finalmente signora von Leyen, quella nuova, ha detto: dobbiamo anche renderci conto di questo fatto e non solo criticare come Timmermans, perché hanno più di 2 milioni, abbiamo centinaia, decine di mila di ceceni, vietnamiti, cinesi e anche africani. Però lo facciamo in un modo normale, senza chiasso, senza trombettare, siamo misericordiosi, accoglienza, no. San Giovanni Paolo II distribuiva tanta roba tra i poveri, era mia moglie e io lo sappiamo personalmente. Tante, le macchine partivano da lui con la roba, con 5 vestiti, eccetera. E nessuno sapeva, talvolta non sapevano anche quelli che ricevevano questo, che era il del Papa. Cristo ha detto chiaramente: ciò che fa la tua destra, la sinistra non deve sapere, perché hai perso tutto, distruggi tutto. Allora, ripeto, noi creiamo questo pericolo tra di noi, in questo non sappiamo gestire, non sappiamo, non conoscendo l'uomo, non sappiamo in che cosa consiste la tragedia dell'uomo, e allora pensiamo che deve... Come abbiamo calcolato? E li trattiamo questi uomini come cerchi, produrre 1 milione di cerchi, per cose, vendere, eccetera, si lavora, si paga di meno. E poi c'è un'altra cosa vergognosa, che per ogni immigrato colui che lo accoglie guadagna. Guadagna molto, allora questo non è beneficenza, neanche beneficenza, non è alcuna misericordia, è antimisericordia. Forse sbaglio, non lo so, ma vedo così. La seconda domanda, pericolo Germania sempre. È vero, già Tacito ha detto che gens teutonica ibine et raptu vivit, la nazione tedesca di Germania vive dai rapti, dai violenze e dal fuoco, cioè distruggendo gli altri. E questo è successo così. Nel 39, voi pensate così, che nel 39, dopo l'aggressione, solo poi Gestapo è venuto e ha ammazzato la gente. No. I primi giorni in settembre, Wehrmacht ha fucilato professori, insegnanti, preti a Bielopolska, cioè in territori subito conquistati dal nel 39 settembre. Oggi, l'altro ieri, abbiamo vissuto ciò che si
sapeva da meno a Kashubi, dove in settembre 39 i tedeschi d'Arma hanno ucciso 14.000 civili, bambini, intelligenza, professori, eccetera. Pace, noi dall'altro ieri si chiama in Polonia un altro Katyn, ma lo fanno i tedeschi. Poi non dico delle altre cose, potete studiare, vedere. In fondo sapete già che durante la guerra, grazie ad un'amicizia sovietico-tedesca, sono stati uccisi 6 milioni polacchi. Allora, 2 persone per 10. Basta. Questo. Se c'è il pericolo, noi in Polonia sentiamo brividi quando vediamo qualsiasi forma di un nuovo patto Ribbentrop-Molotov. Può essere non solo militare, come nel 39, ma economico, perché oggi si lotta con l'economia. Gazprom è quello, ciò che succede in Baltico è nuovo, patto Ribbentrop-Molotov, firmato dagli altri. E se lei pensa che già cancelliere tedesco Schröder oggi è presidente della società russa Gazprom, è presidente e riceve salario da Putin 500.000 all'anno per dollaro. Questo fa brividi. Immaginate che Gasperi diventa, no, eccetera. Cos'è? Allora questo fa brividi. Cosa ci rimane? No, di nuovo in Europa, questi paesi nel centro Europa e nel centro orientale, sì, sono insieme con l'Unione Europea, è incredibile, ma soprattutto con la NATO. Ma la NATO perché? Finché è governata e dominata dagli Stati Uniti. Perché se non ci sono gli Stati Uniti, la NATO non conta niente militarmente, perché lì solo c'è un esercito buono inglese. Adesso i polacchi si militarizzano, mamma mia, come Israele e Svizzera. Però per forza, perché sappiamo bene che chi ci difenderà. Noi abbiamo già vissuto l'esperienza Georgia, è stata salvata dal presidente Lech Kaczynski, che è andato con 5 presidenti quando Putin già è entrato. Poi Crimea e Donbass, eccetera, Ucraina. E lui ha detto in Georgia, presidente polacco, già morto a Smolensk, questa catastrofe, 96 politici uccisi e 10 generali, tutti catti dell'esercito. Lì. Che dopo ci saranno i paesi baltici e forse la Polonia. Non sappiamo fin quando, perché vedete, le alleanze che la Polonia ha fatto nel 39 sono state bocciate con Francia e l'Inghilterra, soprattutto con Francia, perché l'Inghilterra è entrata in Francia con l'esercito, però la Francia si era resa subito perché basta. Allora con chi? Con chi? E per questo adesso ogni settimana entrano in nuovo reparti degli Stati Uniti in Polonia. Sono già 7-8 basi, magazzini, eccetera. E siamo criticati già dalla Germania. Ma gli americani hanno detto che adesso sposteranno alcuni soldati dalla Germania in Polonia. Però per noi è qualche sicurezza almeno per qualche anno, perché chissà cosa succederà dopo 20 anni. Forse la Cina vincerà e gli Stati Uniti non saranno più Stati Uniti. Chi lo sa? Non sappiamo. Però dobbiamo fare ciò che possiamo fare oggi. Però lei ha ragione. E nella Chiesa, la Riformazione. Ma oggi la Chiesa tedesca anche
va in questa direzione. Un cardinale disse, tedesco, un anno fa, che la Chiesa tedesca non è filiale del Vaticano, della Santa Sede. Non è filiale. E noi andremo alla nostra strada. E loro adesso sono più forti perché con i soldi hanno formato la Chiesa in Brasile e in America Latina, e adesso questo torna lì e sono forti. E vedremo cosa succederà questa settimana, queste tre settimane. Vedremo. Come ho detto prima, che di ricochet è tornata la teologia della liberazione creata da noi in Germania, meglio, è tornata adesso, divulgata lì, è tornata da noi adesso. E il puro marxismo, in che cosa consiste questo marxismo in teologia? Consiste in ciò che si dice la praxis. Il principio marxista è questo: praxis decide della verità. E adesso dicono la praxis pastorale, sociologia, cioè, decide della dottrina. Quindi anticoncezione, apertura, accoglienza, divorzi, eccetera, no, partner, benedire, diverse cose. Quando un vescovo molto principale dice che oggi non c'è solo un paradigma, una forma della famiglia, perché ci sono tante forme di famiglia e bisogna accogliere tutto. E allora? Aspettiamo, perché sapete, tre anni fa un deputato del Parlamento spagnolo ha proposto una legge, dare i diritti di persona agli scimpanzé, dare diritti di persona. Cioè, perché? E poi ci saranno anche partner. Durante un incontro dei nostri professori un anno fa, ancora quando partecipavo, una professoressa parlava di queste forme nuove di partner, matrimonio, eccetera. Allora io ho posto una domanda a lei, ma signora, mi dica, perché si vede che progredisce tutto. Allora andiamo sempre avanti in questa direzione che si allarga con questo. Allora quando secondo lei arriveremo a questo che dobbiamo accogliere e benedire, per esempio, una partnership, un matrimonio tra un maschio mucca e la donna e elefante? E lei dice, ma cosa le dice? Questo è impossibile. Come non è possibile? Le scienze possono fare tutto perché è un problema tecnico, ma come fare? Sono scienze. E io ho citato due frasi, una, c'è due sentenze, una è del cardinale Nicola di Cusa, l'altro di Marx, la stessa frase. Hanno detto tutti e due, ma la differenza sono i secoli. Le scienze, o alcuni scienziati, sono le prostitute che per i soldi faranno tutto. Allora, dia signore, avanti! Gli scienziati faranno tutto come fare, vi diranno tutto come fare, anche donna elefante. E la discussione è finita, sì. Ma bisogna dire, a volte, guardate, bisogna andare fino in fondo. Se pensate così, pensiamo fino in fondo, quali sono le conseguenze? Se la praxis pastorale decide della dottrina, cioè di chi? Cos'è dottrina da noi? È Gesù Cristo. Questa è la nostra dottrina. La persona, incontro con la persona che mi dice chi sono io. Allora la scienza cambierà anche un po'. Quando i farisei sono venuti a Cristo e hanno detto è lecito abbandonare la moglie, Cristo dice
No, non è chiunque, dice chiunque, cioè ognuno, chiunque abbandona la moglie e prende un'altra commette l'adulterio, tranne peccato, cioè se non è valido, diciamo oggi. E chi prende l'abbandonata e vive con la moglie commette l'adulterio. A questo punto ma Mosè ci ha detto che si può dare una lettera di ripudio, di dare ripudio. Sì, dice Cristo, Mosè vi ha permesso di dare la lettera di ripudio alla donna per la sclerocardia del vostro, cioè per la sclerosi del vostro cuore, durezza del vostro cuore. Ma in principio non è così. E cita Genesi, no? Ha creato l'uomo, maschio e femmina, abbandona e c'è carne anche, eccetera, eccetera, e fanno una carne. Perfino gli apostoli, dice Cristo, se è così meglio non sposarsi. E qui Cristo ha detto, sì, umanamente, però ciò che non è possibile per gli uomini è possibile per Dio. E allora qui Cristo unisce il matrimonio con la grazia. Senza la grazia non puoi fare niente. E vedete una cosa, e finiamo, che vedo. Cristo ha detto chiunque, cioè ognuno. Oggi si dice, no, bisogna fare discernimenti. Discernimenti che si dice ignaziani, ma sono pseudo-ignaziani. Perché Sant'Ignazio non faceva discernimento fra il peccato e il non peccato. Qui non c'è alcun discernimento. Già è stato fatto. Allora, fare discernimenti oggi e si vede che non ognuno che abbandona e prende l'altro commette male. Bisogna aprirlo, accoglierlo, dargli i sacramenti, cioè senza confessione, cioè niente, niente, cioè, sapete di che cosa sto parlando. Guardate cosa succede, perché se Cristo è dottrina nostra, allora bisogna prendere tutto intero Cristo. San Giovanni dice di Cristo così, lui sapeva bene cosa c'è dentro l'uomo, così che non doveva chiedere a nessuno, e lui da solo sapeva cosa è dentro ciascuno di noi. Se Cristo ha detto ognuno che abbandona e prende, commette l'adulterio, e io dopo aver fatto discernimento con un bravissimo prete, bravissimo diacono o qualche saggio riprovato adesso, e dico no, nel mio caso non è così, allora Cristo non sapeva cosa c'è dentro, perché se avessi saputo cosa c'è dentro di me non avrebbe detto chiunque, ciascuno, ma alcuni, perché io no, perché ho fatto il discernimento e non è così, dovete accogliere, eccetera eccetera. Allora cosa si dice? Parlando così noi neghiamo la divinità di Cristo. Neghiamo la divinità di Cristo. E questa è già la fine. Possiamo andare a casa, godere, mangiare, ballare, basta. L'inferno non c'è. Non è così. Basta. E anzi abbiamo sentito che l'inferno non c'è perché i mali si dissipano. Ma va bene. Ma io cercherò di rimanere accanto alla persona di Cristo che mi ha fatto vedere la mia madre e il mio padre. Grazie.
nostra fiducia nel fatto che la Chiesa non è guidata soltanto dalle forze umane, ma è sicuramente sotto la guida dello Spirito. E ringraziamo il professore di questa serata e mi permetto soltanto di ricordarvi alcune cose molto veloci. Come al solito, fuori da questa sala trovate una cassetta dove, se volete, potete lasciare una piccola offerta per contribuire alle nostre attività. Questa sera raccoglieremo anche le quote dei soci iscritti che non sono regolari con il pagamento della quota per il 2019 e alla fine, ma è la cosa più importante, trovate sulle vostre sedie l'invito al Premio Internazionale alla Cultura Cattolica che quest'anno si svolgerà la sera di venerdì 8 novembre. Sarà assegnato a Flora Guardani. Vi invitiamo fin d'ora non solo ad esserci ma anche ovviamente a spargere la luce. Grazie e alla prossima conferenza, dopo il premio ovviamente, che aspettiamo. Thank you.